Due nuovi laboratori e tanti studenti eccellenti che, dopo essersi diplomati lo scorso anno, grazie alle conoscenze acquisite in istituto, brillano anche all'università. Il Luigi Sturzo di Castellammare fa ancora parlare di sé, stavolta non per fatti di cronaca, ma per i nuovi strumenti messi a disposizione degli alunni. Ha partecipato il sindaco Antonio Pannullo all'inaugurazione dei laboratori di igiene ed anatomia e di chimica analitica e strumentale. Due nuove aule dove la teoria può essere messa in pratica attraverso la guida dei docenti che, per l'occasione, hanno anche dato qualche piccola nozione al primo cittadino. Il semaforo viene, lo faccio giallo, rosso. Che bello. La preside Cinzia Toricco esalta i traguardi raggiunti dall'istituto che dirige. Perché qui ragazzi all'Istituto Tecnico Luigi Sturzo curiamo sì la conoscenza sicuramente, ma all'Istituto Tecnico si acquisisce anche la competenza, il saper fare, l'agire quotidiano e abbiamo visto oggi i diplomati dello scorso anno che hanno potuto scegliere la facoltà da seguire all'università. E dichiara di aver strappato anche una promessa al sindaco. I QR code su tutte e due le ville che spiegano in italiano ovviamente, ma anche in inglese, francese, spagnolo il percorso, diciamo, le ville ai turisti che possono arrivare di diversa nazionalità. Pannullo, che ha consegnato gli attestati di merito ai ragazzi che lo scorso anno si sono diplomati con 100 e 100 e lode, sottolinea il grado di preparazione e di entusiasmo percepito durante la sua visita allo Sturzo. Oggi veramente sono rimasto a bocca aperta. C'è un'offerta formativa che va dal tecnico biologico, dal tecnico bioalimentare all'economico, per finire al turistico. Quindi un'offerta formativa straordinaria con dei ragazzi preparatissimi, soprattutto che si entusiasmo a venire a scuola.